Il personaggio lo conoscete tutti, si chiama Antonio Langella, ha giocato nella Torres, ha giocato nel Cagliari, ha giocato con Atalanta e Chievo, tra le tante squadre in cui ha giocato. Ma ogni maglia che indossava, la indossava con la veemenza di un calciatore che ci metteva l'anima. Per questo piaceva a tutti. Il personaggio poi al di fuori era anche un personaggio irruento. Lui dice per colpa dell'acqua che si beve a sorso. Pensate, un napoletano un po' irruento che arriva a sorso e beve l'acqua alla fontana di Bilella. Il peggio che ci si può ipotizzare. Ma guarda Vittorio, sì, mio padre ormai faceva quasi sempre 3-4 mesi in Sardegna, arrivava un mese a Napoli, partiva. E maggiormente lavorava in queste zone tra Sorso e Sassari e poi nell'85 ha deciso di partire con tutta la famiglia perché non riusciva a stare lontano e diciamo era difficile gestire il tutto e siamo arrivati a Sorso. E per quanto riguarda il bar della Fontana Bilella è un detto che si dice che si beva quella che diventa scemo. Ma tu l'hai bevuta o l'avevi già bevuta a Napoli? No, guarda, no, io dico che all'inizio pensavo averla bevuta, non mi ricordo benissimo, ma mi ricordo che ci riempivano, ti parlo dell'85-85, piccolino, mi ricordo andavo con mio padre con i bidoni dell'acqua perché usciva da questa fontana l'acqua potabile e la gente andava lì a riempire i bidoni perché ancora si poteva bere l'acqua così tanti anni fa. Uno di quei calciatori che trovi strani nel mondo del calcio italiano, dove tutto viene drammatizzato. Lui è molto inglese, british. Il calcio è un gioco, quando finisce il calcio mi diverto con gli amici. La sua concezione è questa. Ma da sempre, guarda, ma anche quando giocavo in promozione, quando giocavo in regionale, in C, ho sempre preso come fosse davvero un gioco che a un certo punto è diventato il mio lavoro. Però l'ho sempre vissuto anche negli allenamenti, chi mi ha conosciuto, chi mi ha conosciuto. Ho vissuto anche l'allenamento, un modo per lavorare, però non militare. Quando c'era da fare la battuta la facevo, quando c'era da ridere si poteva scherzare, perché è sempre un gioco, anche se tra virgolette era il mio lavoro. Però non l'ho mai vissuta con tantissimi miei colleghi, non parlavano. Erano sempre dritti il lavoro, non si scherzava mai, c'era chi non rideva e mi ricordo tantissime persone, tantissimi colleghi quando si faceva il giovedì la cena, invece di parlare di tutt'altro continuavano a parlare con i tappini e le bicchiere classiche 4-3-3, 4-2-2. Dico per farci capire, una volta che ci finiva l'allenamento, ci finivano le partite, il calcio è finito, si poteva divertire, si potevano fare delle risate con gli amici, ecco, però ripeto. Questo è un mio atto che ne vado fiero, perché oltre il calcio c'è tutto quello che vuoi, però c'è anche il divertimento, perché alla fine molte persone non capiscono che i calciatori sono esseri umani come tutti, quindi si divertono come tutti, vedono il calciatore come un militare, forse come quello che guadagna tanto deve forse in modo, e non capiscono che molte volte io so. Con delle persone qualche volta mi sono un po' attaccato anche perché dicevo io come ti diverti tu mi voglio divertire io, tu esci e esco anch'io, non è che sono di lato diverso ma il divertimento è uguale per te, Dio. In Inghilterra non ci ha mai giocato, però è capitato che gliene abbiano parlato, uno di coloro che è stato portavoce insomma di questa idea della possibilità insomma che l'Angela giocasse in Inghilterra è Gianfranco Zola, che il calcio nella Gran Bretagna lo conosceva a fondo, però il caso ha voluto che malgrado questa affinità il nostro caro Langella in Inghilterra non abbia potuto calcare i campi da gioco. Guarda, io ricordo quando ho conosciuto Gianfranco, ci spiegava com'era l'Inghilterra. Dice l'Inghilterra, inizi la partita, finisce la partita e finita lì. Con la vita della settimana, perché ci sono trasmissioni, emoviole, e quello ha fatto questo, quello così, nessuno d'accordo. La partita è partita, finisce la domenica e lunedì si pensa all'altra partita. Ma in Italia proprio è diventato proprio troppo. Cioè, non va bene mai niente, c'è sempre un problema, ci sono mille trasmissioni, in trasmissione dice la sua, ci vedo completamente diverso. E questo infatti lui diceva, guarda, in Inghilterra è totalmente diverso, il mercoledì si esce, il giovedì si esce, non esiste il calcio il mercoledì e il giovedì quando si esce tra compagni. Il calcio è la domenica, però quando si entra in campo la domenica
è solo quel calcio per 90 minuti, 95 minuti, c'è solo quello, però poi finisce lì. Quindi, ma da tantissimi anni, anche da quando ero io, che il calcio è diventato, tra virgolette, pesante, non è più il gioco di calcio, è diventato proprio un'altra cosa. E a volte questo può influire anche sulle squadre, i calciatori, perché c'è troppa pressione. Il parere di Zola, insomma, in riferimento all'Angella, non si sposa con quello che poi è capitato. E la ragione che l'Angella trova nel giustificare il suo mancato passaggio per l'Inghilterra, per quel tipo di calcio che forse lo avrebbe valorizzato ancora di più, lo ritrova in quello che era l'amore di Cellino per il Cagliari, perché l'Angella, c'è stato un periodo, nessuno lo poteva toccare. Sì, ma l'ho detto più di una volta, però... poi bisogna ripetere, andare indietro negli anni, vedere cosa pensava anche il presidente, perché allora il presidente Cellino era lui il proprietario del Cagliari. Non c'è mai stata mai l'opportunità, oppure non l'ha mai voluta sfruttare lui per fare, anche perché ripeto, fondamentalmente il presidente è una persona che era molto tifosa del Cagliari, era il primo tifoso, voleva bene al Cagliari, anche se molte persone l'hanno sempre criticato, ma secondo me con i suoi pregi e difetti, ma su questo punto lui era molto tifoso, voleva davvero bene a Cagliari e l'ha dimostrato negli anni che c'ero io, l'ha sempre dimostrato. L'Angella arriva a Cagliari e inizia la sua avventura come Arrogulotto, uno di quei giocatori che va a calciare il pallone dovunque lo vede passare e soprattutto corre e semina avversari con una irruenza, con una capacità fisica, con una forza fisica che finisce per trascinare il pubblico cagliaritano. Di lui il presidente Cellino si innamora, anche se l'Angella è un personaggio particolare, e infatti lo stesso calciatore ne pittura un rapporto che ha degli alti e dei bassi, ma comunque un rapporto che soprattutto è un rapporto di grande stima. Sì, mi voleva bene, ma quando c'era da abbastanza mi abbastanza forte, c'era un bel rapporto con lui, però era un po' più sgridato da parte del presidente che i complimenti. Poi mi vado un po' molto via, siccome avevo questo, il numero 23, che per lui è un portafortuna, un anno in Serie B non fatto male, c'è stato 4-5 partite che fui, e lui voleva che ogni domenica, vabbè, in casa andava la partita, io ho fatto tre trasferte con lui la domenica, era infortunato, perché diceva che il 23 doveva stare vicino a lui e doveva fargli fortuna. E mi ricordo le prime due trasferte, una ad Ascoli, avevamo vinto e era successo un match di buona, guarda, di tutto era successo, addirittura mi avevano preso per il figlio di Cellino, erano arrivati tifosi dentro dove eravamo noi, era successo un macello totale, e avevamo vinto due partite in casa e due fuori, la terza fuori casa, no, sono andato per un personale e avevamo perso 2-1 a Firenze. Mi ricordo che la sera verso le 7 mi ha chiamato il presidente Cellino e me ne ha detto tutto lui, che avevamo perso per colpa mia, perché non c'era il 23 accanto a lui, ecco, quindi ti fa il presidente, quindi da qui puoi capire il rapporto che c'era tra me e lui. Però ti ripeto, negli anni che io ho vissuto con lui sono stato molto bene a Cagliari, e lui, ti ripeto, era un grandissimo tifoso, voleva davvero bene a Cagliari, e si era affezionato molto a tantissimi giocatori di quegli anni che c'ero io.
Gli anni di Langella al Cagliari sono gli anni in cui Robin Hood ci faceva un baffo, perché noi avevamo l'arciere, tale Gianfranco Zola, e avevamo le frecce, Esposito, Suazo e Langella. Insomma, con questi calciatori anche oggi avresti fatto la rovina di moltissime squadre. Sì, Vitto, guarda, ripensandoci, sì. Come penso a quegli anni, io penso che abbiamo, dalla Serie B in poi, i primi anni di Serie A, non è stato niente a nessuno, ma penso che eravamo una delle squadre che andava benissimo nelle ripartenze, perché avevamo proprio, era la nostra forza. Poi nel momento è arrivato anche Gianfranco, quando eravamo tutti e quattro in campo, un bello spettacolo, dai, la domenica venire a vedere le partite, perché era la squadra, io mi ricordo quando si ripartiva, proprio c'era il boato, la gente, quando Gianfranco prendeva palle e noi ci ripartivamo, c'era proprio il boato, la gente. Il calcio di Langella lo possiamo definire calcio sincero, perché esprimeva senza mezzi termini quello che lui era, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista atletico. Quindi quando avevi a che fare con Langella non c'erano pretattiche, non c'erano sotterfugi. Lui era uno che esprimeva sinceramente tutte le sue potenzialità. Allo stesso modo, anche quando discuteva fuori dal campo, lo faceva senza peli sulla lingua. Ma guarda, Vittorio, io ho avuto la fortuna di essere, io parlo del calcio adesso, non mi è mai piaciuto, io sono l'allenatore o io sono il presidente, decido io. È sempre bello confrontarsi. La stessa cosa l'ho fatta da calciatore, non mi è mai piaciuto, si diceva è così e devi stare giù. Ecco perché molte volte ho avuto dei problemi con qualcuno che non mi piace questo, a me piace, tu dici la tua, io ti dico la mia, non è perché tu sei l'allenatore e devi avere ragione tu, oppure io dico la mia e ragione io, va confrontata a livello per un gruppo. L'altra cosa penso che l'ho fatta io nel lavoro con i dipendenti, io non ero il padrone che andavo e dicevo alle 6 si entra, mi raccomando, io sono stato la classica persona, quando c'è parente in tutto le cose vanno molto molto bene. Quando si inizia però poi, sai, a fare un passo che non bisogna fare, iniziano i problemi. Bisogna sempre stare e rispettare i ruoli. E se si fa così, io penso che vada sempre tutto bene, sia nel lavoro che nel calcio. Emerge nel pensiero di Langella il fatto che comunque dal suo punto di vista gestire una squadra lo si può fare condividendo, facendo in modo che così si responsabilizzi il calciatore. È una modalità che lui ha sempre apprezzato e che lo ha portato a dare il massimo proprio con quegli allenatori che non gli hanno detto stai zitto e fai quello che ti dico io, ma piuttosto hanno condiviso la loro idea responsabilizzando i calciatori nel senso di portare avanti una strategia e un progetto che possa essere un progetto condiviso da tutti. Ma Vittorio, è importantissimo, guarda, io ho detto prima, ritorno al discorso di prima, è inutile che uno sia l'anapolito rispettarlo e dice rispettare le sue idee, ma se c'è un dialogo aperto, se l'allenatore è abbastanza intelligente e capisce che magari in quel momento, anche se è un allenatore, magari uno cade in campo vede qualcosa di diverso, glielo dice, lui accetta e dice sì, ok, fate così. Io penso che la squadra farà la guerra per lui fino a morte, capito? Ecco perché molte squadre
quando hanno certi allenatori vanno avanti, mentre Guardiola è uno degli allenatori più forti al mondo, penso non abbia bisogno dei suggerimenti del calciatore o di un suo giocatore, però il momento, ma non l'ho visto, la tensione, vede altro, c'è un calciatore che dice qualcosa e tu dici ok, facciamo così, ma tu la tua squadra combatterà per te fino alla fine, e questo fa molto la differenza. Io ho avuto allenatori, guarda, faccio l'esempio di Del Neri, Inzaghi gioca bassissimo, Simone, ok, però Verdi era portato a fare allenatore e durante la domenica prima delle partite lui sapeva già che non giocava, quindi rideva, però più di una volta Del Neri gli andava a chiedere così, gli diceva Simone, ma secondo te, ma anche in modo scherzoso magari, così va bene, così va bene, perché vedeva in Simone una persona che capiva di calcio, quindi poteva dare una mano, e Del Neri ha vinto qualcosa, ha fatto la carriera che ha fatto, però questo fa vedere che a volte non vuol dire scendere di no perché stai chiedendo a un tuo giocatore se va bene o no, è una modo intelligente di dire anche se non giochi magari vedo in te una cosa e ascolto, queste sono persone intelligenti che sono allenatori, che non vogliono essere di sergente, così tu fai così perché lì non finisce niente, e la stessa cosa va fatta nel lavoro. Bisogna ascoltare anche magari il dipendente, magari ti può dare un'idea che tu in quel momento non riesci a vedere per tantissime cose, perché ha la testa altrove. Anche l'esperienza cagliaritana di Langella è caratterizzata proprio dai rapporti con gli allenatori, e lui non si tira indietro quando si tratta di indicare quelli con cui è andato maggiormente d'accordo e poi successivamente magari anche quelli che non hanno apprezzato il fatto che lui dicesse sinceramente il proprio parere. Intanto partiamo dai primi, quelli con cui è andato d'accordo. Con Arrigoni, e neanche a farla apposta, con Arrigoni non avevamo un ottimo rapporto. Arrigoni era uno degli allenatori che parlava con la squadra, diceva facciamo così, e accettava i consigli. E lo stesso Reia, e non a caso sto parlando di allenatori dove noi abbiamo fatto con Arrigoni benissimo e con Reia abbiamo vinto il campionato, proprio perché erano quegli allenatori che erano quegli altri che dicevano che l'allenatore rispettiamo il ruolo, poi se vedete qualcosa non sta bene ditemelo perché posso cambiare anche idea. Faccio l'esempio poi di Ventura, noi non abbiamo vinto niente perché teniamoci quel famoso argomento di prima, io sono allenatore, decido io, non ci sono altri, non c'è niente, e forse la squadra è quello che è, poi è andato come è andato. Questo bisogna essere intelligenti oltre le due parti. Poi ti ripeto, noi in squadra avevamo Lopez che era uno che si faceva sentire, quindi quando a fine del primo tempo le cose andavano, l'allenatore parlava Diego, parlava Daniele, ogni tanto parlava su anche gente di carattere all'interno dello spogliatoio, che se dopo la chiacchierata del meeting intervenivano anche loro, quindi ripeto, è una cosa fondamentale secondo me, l'allenatore accetta i consigli anche della squadra che ripeto, in quel momento magari non vedete determinate cose. Le cose non sono andate bene quando al Cagliari è arrivato Marco Giampaolo, perché con Giampaolo Langella è stato immediatamente sincero, gli chiedeva di giocare da un'altra parte del campo rispetto a quella in cui aveva sempre giocato, il suo parere fu accolto dal punto di vista formale, ma poi portò all'intransigenza del tecnico che continuò per la sua strada e Langella finì per essere quasi escluso dal progetto. È stata la mia rovina quella, ma guarda, torniamo a quello di prima, la civiltà che ho sempre avuto a volte mi ha messo un po' nei casini, ecco, e io per dire no a Giampaolo di giocare a destra è stato l'anno, magari ripeto, l'anno sbagliatissimo, perché ero nel pubblico, secondo me non si può mai sapere, però io fino a giugno, due mesi prima ero internazionale, stage a New York, fatta tutte e due le partite, poi l'anno dopo, l'anno dei mondiali, chissà, magari non ci sarei andato lo stesso, però sai, io da quell'anno non sono più andato, da quel campionato, perché non ho più giocato. E questo per aver detto a Giampaolo, aver detto non potevo giocare, che secondo me il gioco che volevo fare non era da quel Cagliari
che aveva giocato sempre da anni, abituato a giocare il 4-3-3, non poteva giocare il 4-4-2, e fa giocare a me e a Mauro nei ruoli inversi, come era abituato a giocare a lui. E quel, ripeto, e quel confronto a me mi è costato caro, perché lui non l'ha mai accettato questo. E le hanno pagato le conseguenze non giocando. Una cosa è certa, che lo abbiamo detto in introduzione, dovunque l'Angelo ha giocato ha finito per dare il massimo, e se non fosse stato così il suo passaggio dalla Torres al Cagliari non sarebbe stato certo un passaggio facile, considerato che lui era il beniamino della Torres prima di diventare il beniamino del Cagliari. Ma no, guarda, come ho sempre detto, io a Sassari, se sono, cioè, ho fatto la carriera a Sassari, io ho fatto 3 anni bellissimi a Sassari quando mi sono trasferito a Cagliari, brutta, ma perché c'è stato odio, c'è odio da Cagliari a Sassari, perché la questione non è stata gestita come doveva essere gestita, ma qualcuno si è parato il culo mettendomi a me davanti, ed è nato tutto questo casino. Però ripeto, non sono né Cagliari né così, devo a tutte e due tantissimo. Sassari perché ho fatto da amico professionista, ho vinto un campionato, subito, ho fatto 3 anni bellissimi, e vincevo sempre Sassari perché avevo un legame fortissimo. E Cagliari lo sento, perché con Cagliari sono esploso, quindi lo devo tantissimo sia a Sassari che a Cagliari. Quindi non c'è uno che è più forte dell'altro, per me sono uguali per come l'ho vissuta io, da tantissimo a tutti e due, cioè a Sassari e a Cagliari. Il rapporto con i tifosi a Cagliari è stato risolto semplicemente dal campo. Molte volte si dice le risposte le devi dare in campo, non le devi dare al di fuori. Bene, l'Angelo è stato bravissimo in questo. Arrivando a Cagliari ha subito dato un attestato di fede calcistica alla squadra rossoblù, andando a segnare contro il Napoli, realizzando un grandissimo gol. Sentite come racconta lui questo rapporto con i tifosi che cambia da un giorno all'altro. Sì, Vittorio, guarda, quello penso che tra virgolette è un po' il passaggio finale, per dire Italia, anche se sono di Napoli e tifo Napoli da sempre, però io quando andavo in campo per me esisteva il Cagliari, come quando andavo con la Torre esisteva la Torre. E quando io sono venuto a Cagliari mi ricordo benissimo la prima partita che mi hanno aspettato fuori, e mi dicevano ma hai avuto il coraggio di venire a Cagliari dopo che ogni domenica c'era l'Angelo di saltare, di dire chi non salta è cagliaritano. Ma sai, io giocavo con la Torre, fine partita ci vinceva, andava tutto bene, c'era questo coro, saltavo, ma nel frattempo quando poi sono venuto a Cagliari ho spiegato a quelle persone che si erano avvicinate un po' in schifo che quando giocavo a Sassari era un conto. Non potevo sapere di andare a Italia, quindi per me era a Sassari e la Torre per me in quel momento era tutto. Quindi se c'era da saltare, saltavo. Ripeto, poi l'ho dimostrato a Cagliari, quando io ho segnato contro il Napoli, tifosissimo del Napoli, per andare a vedere le partite di Maradona, ho fatto gol al Napoli. Ho esultato come se avessi vinto la Coppa del Mondo. Mi ricordo che sono anche scivolato, che mi fratturavo la gamba. E per quanto ero contento di aver fatto gol al Napoli, ma in quel momento per me il Napoli era una squadra come tutte le altre, quindi cioè, per me forse quello è stato proprio il momento per dire guarda, io sono del Cagliari e vi faccio capire cosa ho fatto, anche perché poi è stato un gol bellissimo, forse uno dei più belli che ho fatto a Cagliari. E guai se per caso, parlando con l'Angella, tu paragoni qualcuno ad Abegon. Si parlava del Cagliari, si parlava del Cagliari di oggi, si parlava di un calciatore giovane che sta emergendo, che è innamorato di Cagliari perché è sardo e perché gioca in un ruolo in cui fa l'interdittore, molto generoso nel suo gioco, De Iora, Alessandro De Iora, e ho avuto il torto di paragonarlo a Nelson Abegon. Sentite cosa risponde l'Angella. Guarda, non me ne voglia De Iora, ma a Abegon ce n'è uno lo stesso. Abegon era quello che portava la squadra dappertutto, era quello che in campo ci faceva sentire, che trasportava tutti, uno che non si stancava mai, era proprio di cuore, era uno che ci metteva l'anima. Ecco perché ripeto, noi quegli anni abbiamo fatto bene,
perché era un gruppo molto molto motivato. Si veniva a Cagliari, si usciva subito in Serie, eravamo un grande gruppo. Però ripeto, poi gli anni finiscono e talvolta meno si può giocare a pallone. Però ripeto, spero che il Cagliari davvero di quest'anno si possa salvare, perché merita di salvarsi, perché vedere un Cagliari in Serie B, che gli ha Benevento o uno Spezia, che sono inferiori, molto inferiori al Cagliari, mi dispiacerebbe tantissimo. Questo è il pensiero di Langella e ci crea nostalgia, è quasi una lezione in un periodo triste come quello che stiamo vivendo. Ed è per questo che, se dovessimo pensare al paragone che esiste tra la Cagliari di oggi e il Cagliari del passato e quel tipo di Cagliari, ci porta a considerare il fatto che forse la storia di oggi sarebbe totalmente differente. Sì, forse noi oggi, con quel gioco che avevamo, con quella squadra, oggi saremmo andati a nozze, forse ancora di 10 anni fa. Perché oggi è molto più facile giocare, non me ne dica nessuno, ma secondo me il livello è molto più basso di 10 anni fa, di 13 anni fa, quando giocavamo noi. Quando noi giocavamo con Milan, Inter, Lazio, c'erano campioni davvero. Io ho avuto la fortuna di giocare insieme a Ronaldinho, Beckham, a Ronaldo, e la Juve, che era la Juve quando vinceva tutto, il Milan vinceva tutto, la Lazio, la Roma, l'Inter, e c'era Adriano, c'erano campioni. Oggi solo forse uno o due squadre dove ce ne sono campioni, ma non è più quel livello. E lo dico da tanto. Io ho avuto la fortuna di giocare negli anni, secondo me, d'oro del calcio italiano, perché c'erano squadre fortissime. Oggi come oggi, quella squadra, il primo anno di Serie A, secondo me avrebbe fatto molto molto bene.